Buonasera, buonasera e ben ritrovati con questo nuovo appuntamento con Botta e Risposta. Riprende la nostra trasmissione di approfondimento e stasera vi dico subito un tema speciale perché ci avviciniamo, calendario alla mano, al carnevale. Il periodo ormai è alle porte, quindi stasera Botta e Risposta sarà l'occasione per entrare nel clima carnevalesco, soprattutto parlando di musica, perché come sapete, l'avete sentito dai nostri TG, insomma in rete, la notizia ormai è in fibrillazione, come lo stesso mondo dei carnevalari. Il 2 di febbraio, sabato prossimo, ci sarà l'attesissimo Festival di Burlamacco edizione 2019, grande attesa e dunque sarà l'occasione stasera insieme per parlare con i nostri ospiti di questa nuova edizione imminente e anche per svelarvi alcune sorprese che ci saranno quella sera e più in generale per cominciare a assaporare un po' di clima carnevalesco e soprattutto in tema musicale. Allora andiamo a presentare i nostri ospiti in studio che ringrazio subito per essere con noi stasera, ovviamente il mondo dei carnevalari, il movimento dei carnevalari. Luca Bonuccelli, buonasera. Buonasera a voi. Grazie Luca di essere qui con noi. A tuo fianco saluto e ringrazio Andrea Paci. Buonasera a tutti, grazie. Buonasera Andrea. E poi abbiamo con noi Vanessa Vannucci, new entry possiamo dire, Sì, almeno per quanto ci la novità. riguarda. Una delle Buonasera. novità. Ciao Vanessa, buonasera. Una delle novità, perché ovviamente ogni anno insomma, ci sono nuovi elementi che si inseriscono, altri che sono magari meno in prima linea e che vanno in avanti man mano che passano gli anni. Vi dico anche che nella seconda parte di trasmissione vi anticiperemo un grande, grandissimo lavoro che andrà in onda proprio su Noi TV la prossima settimana, un documentario dedicato alla storia di questo festival. Perché? E poi vi darò i dettagli, ovviamente. Luca, ormai la storia, insomma, c'è veramente una storia ormai lunga alle spalle con questa edizione. Inizia a esserci un Inizia ad essere tante, bell'archivio no? storico. Tredicesima edizione, eh sì. Se ci si pensa, nel 2007 non sapevamo nemmeno in che teatro andare, come fare a prenotare un teatro, a organizzare un festival. Invece eccoci qua, è una bella soddisfazione perché vuol dire che ogni anno è sempre cresciuta l'attenzione verso questo festival. Vuol dire che abbiamo seminato bene e stiamo raccogliendo ormai da diverso tempo tante soddisfazioni e tante belle cose. Quindi è bene portare avanti questa tradizione perché la tradizione musicale è una delle cose più importanti del Carnevale di Viareggio. Andrea Paci, carnevalo della primissima ora, che sorride sotto i baffi. Sì, la cosa bella è che siamo arrivati, sembra ieri che abbiamo iniziato e invece siamo già alla tredicesima edizione e niente, noi portiamo avanti con passione questo progetto centrato sulla musica del carnevale. Ricordiamo che il carnevale di Viareggio ha un patrimonio musicale secondo solo alla tradizione musicale napoletana, quindi insomma, si parla di centinaia e centinaia di canzoni scritte dai primi anni del Novecento fino ad oggi. Quest'anno è stato un anno un po' tribolato dal punto di vista organizzativo, ma ce Eh l'abbiamo sì, ora poi ne fatta. parliamo perché ovviamente non è più il momento a questo punto delle polemiche e dei problemi perché sono stati risolti, però insomma vale la pena ricordare che qualche difficoltà purtroppo c'è stata. Vanessa, tante parole insomma di chi l'ha vissuto da anni, no? Eh In sì. primissima fila, sei pronta, anche un pochino emozionata? Molto emozionata, un pochino è riduttivo, no? Sono molto emozionata, però siamo una bella squadra, mi hanno veramente dato la carica, soprattutto loro che sono dei mostri sacri, anche tutti i ragazzi che comunque fanno parte della commissione artistica. E quindi c'è tanta emozione, ma anche tanto entusiasmo e tanta voglia di fare bene, ecco, quello soprattutto. Allora, per chi ci segue, l'ho dato un po' per scontato perché ormai per i viareggini non c'è bisogno di presentazioni, il Festival di Burlamacco elegge la canzone ufficiale ormai da qualche anno del Carnevale di Viareggio, quindi una vera e propria gara canora, un po' riduttivo però dire solo questo perché in realtà è proprio un'epopea che ogni anno si rinnova e questi ragazzi vanno con grande creatività anche a scegliere temi diversi. Ormai no, a Viareggio d'estate, perché poi i temi si diffondono a fine estate, ci si chiede quale sarà l'argomento dell'edizione successiva del Festival di Burlamacco e ovviamente complice anche la rete, cominciate subito a diffondere le vostre idee. Allora, visto che ormai quello che stiamo per mostrare è patrimonio pubblico da mesi, giusto per chi si fosse rimasto indietro, vediamo qual è il tema scelto che pesca ancora una volta nell'universo fantasy mondiale per questa edizione del Festival di Burlamacco. Thank you.
E allora l'avete capito, il tema è quello di Harry Potter, che sarà il filo conduttore di questa edizione. Sarai Harry? Sì. No, io non sono Harry. Non sono Harry, sarò un altro personaggio un pochino più oscuro. Un pochino più oscuro, va bene. Sì, perché c'è anche un po' di oscurità, no, in questo festival particolare. E comunque sì, la magia che è il tema principale di quest'anno, con anche una strizzata d'occhio a quello che è il mondo dei bambini, delle scuole, di queste cose qua. E infatti abbiamo fatto anche una piccola collaborazione, questo ve lo racconto perché l'abbiamo fatto proprio ieri, gli altri giorni, 2 giorni fa, ci siamo ritrovati con 2 scuole di Viareggio e abbiamo registrato la sigla del festival di quest'anno. E la cosa bella è stata che entrare in queste scuole e vedere i bimbi che cantavano le canzoni del Festival di Burlamacco. Hanno cantato la canzone ufficiale del Festival 2018 e per noi è stata sicuramente un'emozione grandissima, perché risentire le canzoni del Festival e quindi vedere che le nuove generazioni iniziano ad ascoltare le canzoni, a cantarle e a conoscerle, sicuramente è la più grossa soddisfazione. A questo punto c'è una nuova generazione, Festival di Burlamacco, insomma, tredicenni che sono nati con le prime canzoni. E guarda, insomma, pensa che ci sono dei ragazzi che sono nei carnevalari ora, che prima sono montati sul palco come magari coristi o comunque facevano parte delle scuole nelle prime edizioni, e ora si ritrovano a organizzare il festival. Quindi la cosa bella è proprio quella. Andrea, tanto lavoro in questi mesi, queste settimane ovviamente saranno giorni un po' tesi. Sì, tanto lavoro, è un lavoro che è iniziato, come dicevi tu prima Federico, a partire dalla scelta del tema, che è, diciamo, da quest'estate. Poi c'è il lavoro, diciamo, burocratico di accettazione delle canzoni, c'è un bando che noi pubblichiamo con una scadenza e sono state diverse le canzoni presentate quest'anno. Poi c'è una commissione selezionatrice delle canzoni che seleziona quali canzoni andranno nella gara finale, quali saranno escluse ma però andranno comunque su un CD, perché noi produciamo un CD anche ogni anno del Festival di Burlamacco, e quali invece per motivazioni, insomma, magari di non attinenza al bando, alla carnevalarità, come chiediamo noi, non vengono accettate in entrambi i casi. Quindi c'è un lavoro, è un iter che va avanti da diversi mesi e niente, adesso siamo agli ultimi tuffi, e tra l'altro con la notizia che già stata comunicata che siamo sold out anche quest'anno. Questo praticamente da subito. Quello, diciamo, in 24 ore i biglietti sono stati seccati, come si dice, però niente, adesso ci siamo, gli ultimi ritocchi allo spettacolo e poi si parte. Vanessa, allora pronta a salire sul palco? Sì, diciamo di sì, dai. Abbiamo messo appunto, insomma, manca ancora qualche rifinitura, ma la scaletta più o meno è pronta e secondo me è anche carina, quindi spero che piaccia tutto quello che abbiamo tirato giù e abbiamo cercato di mettere insieme, al di là appunto delle canzoni, che su quelle non ho dubbi, anche su tutto il contesto che c'è intorno, e penso di poter dire che siamo pronti, ripeto, con tanta ansia, però tanta carica, sì. Quanto c'è di lavoro fatto e poi anche di, secondo te, di improvvisazione la sera stessa, insomma, per tirare fuori la parte più vera di ognuno di voi? Essendo la prima volta non posso dirlo con certezza, però... Allora poi lo chiediamo a loro. per come l'ho vista fino qua, diciamo che sì, di lavoro dietro ce n'è tanto, però in realtà poi ci sarà anche tante sorprese e tanta improvvisazione, su questo non ho dubbi, almeno me li aspetto. La domanda va girata a Luca a questo punto, no? Quante cose che vengono programmate poi la sera stessa cambiano sull'istante? Allora, si parte da un foglio, no? Con tutte le cose scritte, poi dopo si va avanti a braccio, a seconda anche delle situazioni. E ovviamente io e Andrea siamo un po' più quelli che sanno tastare il polso della situazione a seconda anche del clima che c'è all'interno del teatro, e quindi ci regoliamo di conseguenza, ormai si va a briglia sciolta.
Invece i ragazzi ci seguono un pochino più tecnicamente sulla scaletta, però visto che ci siamo, salutiamo anche gli altri due componenti del team, che sono Leonardo Bonuccelli e Martina Del Chicca, che anche quest'anno ci daranno una grossa mano. E devo dire che è una bella squadra, perché ci siamo ritrovati una settimana fa a parlare del festival, diciamo, a mettere a punto la scaletta e tutto quanto, e già il clima era bello rovente, bello carico. Era quello giusto. Il clima era quello giusto. Sì, decisamente. Allora, abbiamo parlato di gara, ovviamente, perché gara è gara rimane. Ci dobbiamo fermare per un brevissimo stacco, poi parliamo anche di giurie e di giuria, perché ci sono sempre dei nomi anche molto eccellenti che stanno a presiedere la giuria, che poi giudicherà le canzoni in gara e poi sceglierà quella vincitrice. Allora, una brevissima pausa e poi torniamo tra pochissimo di nuovo insieme ai ragazzi del Movimento dei Carnevalari, Festival di Burla Marco e poi ovviamente anche tanti altri argomenti. A fra poco. Ben ritrovati ancora insieme a Botta e Risposta, verso Carnevale ormai imminente, come detto in apertura, questa sera puntata dedicata al Carnevale e alla musica di Carnevale, in particolare guardiamo verso il Festival di Burlamacco di sabato 2 febbraio al Teatro Eden. Parlavamo poco fa della gara, perché chiaramente i brani saranno in gara per eleggere quello ufficiale del Carnevale di quest'anno, e poco fa facevo riferimento al fatto che ogni anno, no, una nuova giuria e anche presidenti di giuria diversi che vanno a presiedere il gruppo tecnico di selezione. Intanto la vorrei chiamare la grafica con un po' di storia dei vari presidenti di giuria che ci sono stati in questi anni, e quest'anno avete scelto un grandissimo nome del Carnevale di Viareggio, l'ho vinto pochi anni fa, Fabrizio Galli. Ecco qua vediamo tutta la sfilza di nomi legati soprattutto al mondo musicale del Carnevale, ma poi un po' a tutto tondo, da Gualtiero Lami nel 2007, la primissima edizione, fino appunto a Fabrizio Galli di quest'anno, e poi leggiamo insomma nomi assolutamente eccellenti del mondo carnevalesco. Come ogni volta, insomma, non è facile neanche questo, no? Scegliere sempre persone diverse che riescano a dare il proprio giudizio su queste canzoni. Eh sì, non è facile, perché si cerca sempre persone legate all'interno del mondo del carnevale, al di là anche della musica, no? Perché ovviamente le prime edizioni ci sono stati tanti presidenti legati soprattutto a quello che era il mondo della canzonetta dei Rioni degli anni 80. Certo. Proprio perché noi vedevamo il festival un po' come una diretta prosecuzione di quel mondo lì. Poi ci siamo anche buttati nel teatro, come avete letto, Luciano Madrigali, Antonio Melani, insomma tante persone che hanno girato un po' a tutto tondo il Carnevale di Viareggio. Quest'anno, proprio per il tema di Harry Potter, ci abbiamo legato quest'idea dei maghi, no? I maghi, quali sono i nostri maghi? Sono i maghi della cartapesta, e quindi naturalmente è uscita fuori l'idea di coinvolgere per la prima volta uno dei nostri maghi della cartapesta, ovvero Fabrizio Galli, che è stato gentilissimo e si è subito messo a disposizione dell'organizzazione, e ovviamente a cui facciamo il nostro ringraziamento per essersi messo a disposizione. E in più, oltretutto, Fabrizio ha anche un background musicale, passato da musicista. Sì. Lui è passato faceva parte di un gruppo musicale. Che se non sbaglio erano i Los Carnevalaros. Los Carnevalaros. Sì. Penso, se non verificheremo. Sicuramente mi sembra. Sicuramente avremmo sbagliato. Però suona bene, quindi per noi va bene. Suona, ha suonato anche lui, ha fatto parte di diversi complessi all'interno dei Rioni, quindi anche lui ha un passato musicale oltre che carnevalesco. A proposito di passato, presente carnevalesco, lo chiedo ad Andrea Paci, DJ, ovviamente, come sapete non ha bisogno di presentazioni. Quanto è cambiato il modo di fare musica di carnevale in questi 13 anni? Se è cambiato al Festival di Burlamacco? Al Festival di Burlamacco non è cambiato, perché fondamentalmente ci sono due filoni. C'è il filone tradizionalista della marcetta,
quattro quarti e sei ottave, come le musiche storiche tipo la Coppa di Champagne, Masquerade, e poi c'è l'altro filone più pop, più dance, alla, per dire, alla Matteo Scima, che lui ha, ha, fatto, ha dato questo imprinting, e quindi ci sono queste due cose. Filone che, fortunato, filone fortunato, è stato molto seguito, che era stato, diciamo che è l'aggiornamento di quello che è stato fatto in primis da Gianluca Domenici negli anni 90, no? Con, della FIA, no? Queste cose qui, queste sonorità commerciali, per farti capire, più pop. Però le due cose vanno avanti bene, entrambe. Magari c'è l'anno che la spunta una canzone più di un tipo, l'anno che la spunta più di un altro. Abbiamo avuto negli ultimi anni, tra l'altro, anche degli, degli esperimenti graditi. Faccio l'esempio dei Promises l'anno scorso, cantano a più voci insieme, tipo una, come se fosse una polifonica. Oppure delle band, tipo quando ci fu il Posa il Fiasco, una band un po' in stile reggae, ska. Ci sono delle situazioni interessanti, ecco. Ci saranno anche quest'anno qualche sperimentazione? Anche quest'anno, ci saranno anche quest'anno. Quest'anno abbiamo 12 canzoni in gara. Sarà una bella lotta, effettivamente, perché non ce n'è una che spicca. Cioè, sono tutte canzoni di livello e anche, insomma, io che facevo parte della commissione selezionatrice, non, è, non ce n'è una che ti rimane, perché sono tutte belle, quindi... Insomma, sarà un bel festival quest'anno. A proposito, vediamo se è possibile, lo chiedo alla regia in grafica, l'elenco delle canzoni finaliste, delle, delle canzoni che poi si gareggeranno quella sera sul teatro, sul palco del Teatro Eden, selezionata appunto in questi mesi dalla, dalla commissione del Festival di Burlamacqua, appunto qui qua, è Carnevale Amore, Ferri, Non cambi mai, Biagini, Viareggio tu sei melodia, Ci sarà, Un tuffo fra i coriandoli, Nel mio viaggio, Diario di Carnevale, Magic Momento, Una storia vera, Viareggio oltre la realtà, Vale Carnevale, Giramondo Carnevale. Poi ci sono anche le altre, come ricordato Andrea, che non le vediamo qua, ma che saranno incluse nel, nell'album, del, nel CD del, del Festival di Burlamacqua. Dunque da qua uscirà la canzone ufficiale di quest'anno. Ricordiamolo, perché questo riconoscimento è arrivato da pochi anni, negli ultimi 3-4 anni. Esatto, fondazione. Questo è un riconoscimento che a noi ci fa piacere. La Fondazione Carnevale anche quest'anno ha rinnovato questa... questa collaborazione, quindi la canzone ufficiale del Carnevale di Viareggio 2019 sarà eletta dal Festival di Burlamacqua. Allora, poi qualche curiosità, ovviamente qualche anticipazione, lo so che non volete svelare troppo, no? Perché altrimenti poi si sciupa la sorpresa, però magari lo chiedo all'ultima arrivata, Vanessa, se ci può in qualche modo anticipare, per esempio, insomma, sul palco, che cosa vedremo? Vedo già che ti guardano male. Io guardo male. Stanno guardando male. Devi sentire un po' la suggestione. Sì, deve un po' la pressione, un po' per partita, no? Sì, ma mi tranquilla, stanno un po' addosso. Tranquilla, non ti preoccupare. Di quello che ti senti. Ma... ci saranno degli spunti interessanti, diciamo, anche a livello musicale, diciamo. Livello. Però non voglio, non voglio svelare più di tanto, perché puntiamo tanto anche sull'effetto sorpresa e ci piace tenerlo il più possibile per noi, in modo da, da vedere proprio il primo impatto, ecco. Però faremo... Non mi accontento della risposta, però la rifarò la domanda prima della, così l'impatto della con della i pomodori che ci tireranno. Partire subito così, dopo non so più se mi conviene stare sul palco a questo punto. Allora, nelle immagini poco fa abbiamo visto, insomma, quello che ormai conosciamo di questo festival, insomma, che è un po' davvero il cuore della musica del Carnevale, al Teatro Politeama, ovviamente, che è stato il vostro, la vostra casa negli ultimi anni. Partito al Teatro Ienco, che la città ha riscoperto proprio quest'anno, che è stato riaperto, e nel frattempo però si è perso proprio il teatro che vi aveva ospitato. E vale la pena, l'ho detto poco fa, non fare polemiche, perché ormai la fase organizzativa è superata. Però il problema si riproporrà per i prossimi anni, una città come Viareggio che si ritrova senza un teatro principale. Questo vi ha messo, insomma, oggettivamente in ginocchio per lunghi mesi. Non è stato un problema semplice da risolvere. Purtroppo all'inizio avevamo iniziato a progettare lo spettacolo per il palazzetto. Poi ci sono stati dei problemi organizzativi anche in quell'ambito lì, nonostante la disponibilità del CGC, che ringraziamo, al quale sì, mandiamo veramente un grosso ringraziamento, perché sono stati
di una disponibilità unica. E purtroppo sì, la situazione di adesso di Viareggio è questa, non abbiamo una struttura dove poter realizzare uno spettacolo di un certo tipo e quindi che richiama un certo tipo di pubblico. Ovviamente il Teatro Ienco è una bellissima struttura, però ormai non riesce più a contenere quello che è uno spettacolo come il Festival di Burlamacco e quindi ci siamo dovuti un attimino adattare alle esigenze. Ringraziamo anche qui nella persona di Lavini, che è il proprietario del Teatro Eden, che anche lui ci è venuto molto incontro, grazie anche all'intercessione dell'amministrazione che ci ha messo in collegamento, e siamo riusciti a trovare questa soluzione che diciamo che ha un po' salvato capre e cavoli, esatto, perché nel momento in cui siamo stati costretti anche a lasciare l'ipotesi palazzetto c'è stato un attimo, no, di smarrimento, però per fortuna le cose poi si sono rimesse in sesto e siamo riusciti a sistemarle. Secondo te, Andrea, può essere la vostra nuova casa al Teatro Eden o comunque un tema che rimarrà la scelta della location? Ma guarda Federico, il Teatro Eden è una location bellissima. Negli ultimi anni non faceva più teatro, però è una location tra l'altro storica, perché la canzonetta dei Rioni veniva fatta al Teatro Eden, quindi diciamo quest'anno noi facciamo un salto indietro nel tempo, quindi anche come ricorso storico è bellissimo. Noi quest'anno è una soluzione ottima, però c'è da dire un dato di fatto, che purtroppo Viareggio è una città di oltre 60.000 abitanti e non potrà nei prossimi anni far capo solo al Teatro Ienco come teatro comunale. Ecco, questa è la cosa che secondo me dobbiamo, ma non solo per il Festival di Burlamacco, per qualsiasi altra attività di teatro concertistica di Viareggio, nel senso ci vuole un teatro adeguato per la città di Viareggio. L'altra opzione, che era quella su cui avete lavorato in un primo momento, il palazzetto, al di là dei problemi tecnici eccetera, era anche un'ipotesi molto suggestiva, insomma, era un'ipotesi per accrescere il pubblico. Bellissima, tra l'altro avevamo studiato proprio in funzione del palazzetto, che ha una grande capienza, potevamo fare più di 1.000 persone garantite, arrivare anche a 1.300. Quindi segnando una crescita rispetto alla partenza di 13 anni fa, sempre graduale. Esponenziale. Volevamo invitare le scuole lì dal vivo, cioè c'era tutto un progetto che poi purtroppo per motivi tecnico-burocratici non abbiamo potuto portare avanti, quindi abbiamo dovuto rivedere l'organizzazione in corsa, e meno male, veramente meno male, ce l'abbiamo fatta con la soluzione del Teatro Eden a portare avanti lo spettacolo. Se no saremmo dovuti emigrare, diciamo, in un altro comune. E sarebbe stato, insomma, lo scenario, esatto, lo scenario da evitare. Apocalittico. Era lo spunto per il prossimo anno per fare uno scenario apocalittico, esatto, fantasy. Allora, prima di fermarci, allora, visto che continuiamo a parlare di canzoni, ma ancora non abbiamo parlato di chi finora detiene in mano il titolo, insomma, del Festival di Burlamacco 2018, ovunque andrai, Cristian Grosso e Alberto Martinelli, che hanno vinto lo scorso anno. Doveroso quindi ripartire da lì prima di rivederci con gli ospiti in studio. Quindi ci ascoltiamo brevissimamente questa pillola che ci riporta a dove eravamo rimasti, cioè un anno fa, Teatro Politeama, al momento della vittoria. Vediamo. Sulle mani! Ma dove va? Cos'è che segui se ancora non lo sai? Rimani qui, guardati dentro. Saluto della sua città.
Ed era Ovunque andrai, il brano che ha vinto lo scorso anno, e salutiamo ovviamente Cristian e Alberto, scusandoci perché ovviamente questo, come avrete notato, era la fase di esplosione della gioia, che eravamo proprio nel momento finale dove ogni corda era saltata. Ma sì, erano stati appena premiati, appena vinto, insomma, c'era una grande l'esibizione emozione. Ufficiale non era questa, no, l'esibizione ufficiale... Ci vorranno malissimo ora Cristian e Alberto, ma... Ciao! La versione ufficiale ovviamente la conosciamo bene, però era significativo per far capire che il momento in cui si arriva in fondo e c'è la vittoria, insomma, anche chi non ha vinto naturalmente, esatto, esplode in questo momento di... È una grande festa, è una grande festa, ci conosciamo tutti, è il bello, la cosa bella del Festival Bullamacco e del movimento dei carnevalari è che alla fine, dopo finito tutto, si va a cena tutti insieme, noi facciamo il dopo festival, si fa una festa dopo alle 4 di notte, quindi è, il bello è questo, capito? È un momento in cui stiamo tutti insieme, e poi durante tutto carnevale chi magari è su un carro, chi sull'altro, comunque quando possiamo ci troviamo e riascoltiamo le canzoni, ed è bello, è veramente una bella cosa. Quindi una bella avventura, sei pronta allora ad arrivare in fondo? Anche mi sembra di capire che c'è un dopo festival e un dopo dopo festival. Sì, non so come arriverò in fondo, però ecco, diciamo che i presupposti ci sono. No, sì, sono pronta. Manca veramente poco, il tempo è volato e ci siamo, quindi... Allora, io mi fermo qua per un'altra pausa e saluto Vanessa che è stata con noi, ci diamo il cambio con altri ospiti, infatti, perché subito dopo la pubblicità, come anticipato in apertura, andremo a parlare di un grande lavoro, di un vero e proprio documentario che racconta questi 13 anni di Festival di Bullamacco. Lo faremo con gli autori che arriveranno qui in studio, Tommaso Lucchesi e Alessandro Bongiorni. Quindi Vanessa, in bocca al lupo, ti rivedremo sul palco dell'Eden, voi rimanete qui con noi e noi ci vediamo tra pochissimi minuti. Eccoci di nuovo insieme, ben ritrovati a Botta Risposta. Allora, come promesso, abbiamo arricchito il nostro parterre di ospiti. Vado a presentare allora i nostri due ospiti che ho anticipato poco fa e parleremo insieme a loro del progetto che ha preso forma e che vi mostreremo anche con una piccola anticipazione stasera. Alessandro Bongiorni, Tommaso Lucchesi. Buonasera. Ciao a tutti. Buonasera, grazie di essere qui con noi. In coppia ovviamente perché è un lavoro in realtà che avete portato avanti da moltissimo tempo, perché come dicevamo con Luca, ormai il Festival di Bullamacco che colleziona una storia importante, e c'è qualcuno che ha pensato che fosse l'occasione di tirare una linea e capire quello che è stato fatto e il grande lavoro di questo gruppo di persone. E si è aggiunto un altro grande lavoro che è il vostro, perché con un'impresa titanica vi siete messi a recuperare tante edizioni, tantissime persone, canzoni ovviamente, brani, autori, immagini, insomma avete fatto davvero un grande lavoro con Pensa se potesse una canzone, omaggio al brano di Daniele Toscano che ha vinto pochi anni fa. Andiamo per ordine, così partiamo da loro, Tommaso e poi Alessandro, o viceversa. Da dove si parte per raccontare questa storia che poi in piccola parte anticiperemo? Allora, si parte la bellezza di 2 anni fa, anzi, di realtà 3 anni fa per correttezza, perché l'idea di fare qualcosa che recuperasse l'immenso archivio fotografico, filmico, in primis musicale ovviamente, del Festival di Bullamacco in occasione del decennale, perché era il periodo del decennale, venne a me, diciamo, addirittura di fare un libro che appunto raccontasse fatti, personaggi, aneddoti più che altro, magari anche divertenti, che potessero raccogliere una sorta di sequel, se si può definire, del famoso libro di Valeroni, in quanto unico volume esistente sul carnevale, sulla musica di carnevale. Allora mi garbava questa idea qua, volerlo mettere in cartaceo. Ero giovane, ero, diciamo, ancora più vitale di prima, però dissi: problemi tecnici, lasciamo da parte il libro, che con la musica magari va meno a braccetto, e dedichiamoci a qualcosa invece di più da videomaker. Ecco, comunque anche mi occupavo di filmati, dicevo, magari può essere anche più divertente e coinvolgente per il pubblico, soprattutto più giovanile, è più fruibile per tante persone. Allora l'anno dopo contattai Alessandro, che altro che carissimo amico, è un eccellente videomaker e soprattutto un archivista eccezionale, non soltanto del festival ma del carnevale di Viareggio da più di 15 anni, e ha un archivio sterminato. Allora dissi, con le capacità tecniche di Alessandro, ma anche con le sue riprese, e magari con un briciolo d'esperienza che mi sono fatto, magari con interviste, organizzazione, cioè pianificazione di un docufilm, nel mio umile, nel mio piccolo, allora dissi, uniamoci, creiamo questa coppia di lavoro inedita,
e magari viene fuori qualcosa di divertente e simpatico. Insomma, messi d'accordo e dall'estate 2017, Luca lo ricorda bene, fino al novembre 2018, quindi oltre un anno, mi sono messi d'accordo per contattare praticamente quasi tutti i cantanti, organizzatori, autori, presidenti di giuria anche, che hanno lasciato qualcosa, un'impronta nella storia ultra decennale del Festival di Burlamacco. Raccontiamo tutto dal 2007 al 2018, chiaramente in trampolino, in prospettiva dell'anno corrente. Insomma, una bella avventura anche per voi, un lavoro credo anche entusiasmante, no Alessandro? Anche beh, se certamente impegnativo. Sì, impegnativo. Beh, è chiaro che un lavoro del genere bisogna farlo con impegno, con passione, perché ovviamente senza quella non si va da nessuna parte. Però è anche vero che sì, l'impegno è stato notevole, perché poi ovviamente ognuno ha i suoi impegni, chi il lavoro, lo studio, quindi era difficile anche trovare un giorno in cui tutti fossero presenti, quindi andare a chiamare due persone, ci siete sabato, ci incontriamo, si fa... Per cui diciamo, la lunghezza è dovuta anche a quella, chiaramente ognuno ha i suoi impegni, nessuno era vincolato, però la cosa bella di tutto il lavoro è stato che tutti quanti, noi abbiamo intervistato 55 persone, e sono tutte 55 presenti nel documentario, e tutte quante hanno raccontato la loro esperienza non limitandosi al racconto così molto anche asettico e distaccato dei fatti, ma tutti hanno messo il cuore, hanno raccontato le loro emozioni, i loro aneddoti, no? Quindi questo ha reso il racconto ancora più interessante, secondo me, cioè, ed è quello che abbiamo cercato di fare poi estrapolando le parti migliori delle interviste per realizzare poi le due ore del documentario. Quindi secondo noi questo ci dà anche il valore aggiunto per far sì che anche lo spettatore possa anche in parte immedesimarsi, no? Anche nel racconto e nelle emozioni che le persone certo che venga hanno, coinvolto che il vengono più coinvolti possibile. esatto, noi diciamo, considera che noi abbiamo fatto un totale di 22 ore di interviste e queste 22 ore andavano compresse in 2 ore, quindi il lavoro difficile è stato quello alla fine però, tecnicamente, però ecco, non tanto storiografica, diciamo così, perché in realtà vuole proprio trasmettere la voglia, il divertimento, no? E il senso che ha per gli organizzatori e per chi vive la manifestazione e il carnevale in generale. Ma certamente, anche perché non doveva essere semplicemente un racconto cronologico, che diventava anche noioso onestamente, no? Dover raccontare anno per anno quello che è successo, ma condirlo con tutta una serie di vicende e di racconti che creassero un attimino più di interesse. Infatti ci sono anche momenti divertenti, aneddoti particolari che sono accaduti anche dietro le quinte, quindi magari non sono state viste dall'esterno, quindi sono tutti episodi che insieme poi danno la possibilità di poter arrivare dall'inizio alla fine del documentario, che sono 2 ore e 8 minuti, e oggettivamente era impossibile fare qualcosa di più breve, perché avremmo dovuto togliere aspetti fondamentali della storia del festival, e per chi conosce il festival era diciamo inopportuno, sarebbe stata un'amputazione esattamente modo. Quindi abbiamo tirato ovviamente il più possibile, perché ad Arretta sarebbe durato 3 ore però sotto le 2 ore e 8 minuti io vi posso assicurare che era impossibile. Un'impresa, insomma, un'impresa disperata, altrimenti sì, riuscire sì, a condensarla ancora di più. Allora, Pensa se potesse una canzone sarà presentato naturalmente la sera del festival al Teatro Eden, e noi ne siamo molto orgogliosi, lo trasmetteremo su Noi TV martedì 29 gennaio, ne vediamo una piccolissima anticipazione giusto per far capire, insomma, il grande lavoro che c'è stato e anche, no, il senso e l'emozione che vuole trasmettere. Vediamo. E sicché nasce l'idea di fare il Festival di Burlamacco. Perché era proprio la prima edizione, quindi i primi vincitori del Festival di Burlamacco. Tomato, sono matto. Parla proprio di quest'amore a carnevale che finisce proprio quando finisce il carnevale. Cantavano l'introduzione, con le mani, cioè fu un tripudio proprio. Ma tu sarai per sempre la mia fama. Politeama, signori, è un grandissimo teatro. Nessuno nel 2007 avrebbe mai pensato di dire arriviamo al 10° anno. Anche la quinta è una gioia. E niente, è arrivata la vittoria, siamo stati proprio travolti da un'emozione indescrivibile. Solto. Caliente è stata proprio la pagina girata. E alla fine il presidente venne ghigliottinato sul palco del Teatro Ienco. Sì, ma capace, ma chissà chi sono questi lì, capace sono un'armata branca leone.
Allora signore, alla salute. Cin, la salute della musica del Festival di Burlamacco. Cin cin, eh? Vai. Insomma, abbiamo capito bene qual è il senso di tutta questa grande opera. Luca e Andrea se la ridevano ovviamente mentre guardavano queste immagini, in 13 anni di storia, se, veramente due ore sembra impossibile racchiudere tutta questa esperienza, no? Bisognerebbe starci a giornate a raccontare il festival, soprattutto di quello che c'è dietro, cioè, no? Di tutti gli aneddoti. La cosa divertente è quella lì, no? Cioè, noi si monta sul palco, si fa lo spettacolo, però tutto quello che c'è, il backstage, tutta la parte organizzativa, quel che succede è veramente un film a parte. Quindi veramente. Poi com'era quella pubblicità? Il piacere non è, è l'organizzazione è lì, sì, no? Sì, 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 lì, è andata. Cioè, è lì. È tutto è lì, è arrivare finito. Al festival, è quello sì, che è il piacere. Ora è il periodo, proprio il momento, no? Topico. No, bisogna fare un ringraziamento a questi due enorme, perché Steven Spielberg e James Cameron che si sono veramente prestati a questa cosa. A noi ci ha fatto un piacere grandissimo, perché al di là di noi sicuramente ci fa piacere rivederci, no? Rivedere un po' la storia di tutto quello che è stato, no? Fino adesso il festival, però levandoci noi come organizzatori, è proprio questo, è un bellissimo lavoro per mantenere viva la memoria di questo festival, perché ci abbiamo veramente, non solo noi, ma ci abbiamo veramente dato tutti l'anima e il cuore in questi 13 anni, quindi sicuramente questa è una delle più grandi soddisfazioni che potevamo avere. Quindi hanno fatto Alessandro e Tommaso, hanno fatto veramente un lavoro eccelso, stupendo, e credo che tutti quelli che sono stati intervistati ne sono consapevoli e sono contenti di aver partecipato. A proposito di questi intervistati, 55 persone intervistate, Tommaso e Alessandro, alla fine che vi ha lasciato, ecco, nel senso, perché poi tutti avranno raccontato le loro emozioni, no? Insomma, vi sarà rimasto però a voi il senso di tutte queste persone che hanno preso parte a un progetto così, partito un po' a scommessa, insomma, nel 2007. Esatto, dagli organizzatori, anche qui presenti, dai cantanti, gli autori, ognuno con la propria sensibilità, con le proprie parole, il modo di dire, con la voce, insomma, col timbro anche, è riuscito ad esprimere comunque la sua carnevalità. E non credevo, conoscevo un pochino tutti chiaramente, o di vista, o comunque di saluto, o per chiacchierata, ecco. Però comunque l'intervista, in questo caso qua, specialmente documentaristica, in parte biografica, perché comunque raccontiamo anche la biografia, la carriera, se così si vuol definire, di questi cantanti e di questi autori, organizzatori, eccetera, ti fa conoscere meglio da dentro la persona con cui ha a che fare. È stato bellissimo riuscire a far esprimere, a far emergere questa voglia di fare carnevale, questa grandissima partecipazione non soltanto al festival, ma proprio alla musica, voler contribuire in maniera attiva e senza nessun secondo fine a incrementare il patrimonio musicale e a vedere e a cercare di creare un grande spettacolo per il pubblico. Quindi un sentimento genuino che spero che da questo filmato venga fuori, si tragga, è una sensazione veramente meravigliosa, soprattutto grazie alle domande rivolte, alle risposte molto belle, articolate, anche simpatiche, alle aneddoti che sono venute fuori, divertenti, alle gag, comunque agli sketch improvvisati dagli stessi intervistati, e dallo sviluppo e dal montaggio soprattutto che ha fatto Alessandro in toto, questo va detto, regia, attrezzature, comunque montaggio, cioè quest'uomo a Natale era montare il filmato, la mattina di Natale. Applauso. Ci ha messo ero libero, che poi il problema, appunto, il problema di lavoro, no? Il problema del lavoro, il tempo libero non è mai tantissimo, e quindi la mattina di Natale andai prima a correre, perché c'era il pranzo, quindi bisognava, e poi avevo un'ora libera, due ore libere, dissi facciamo un passo avanti, quindi insomma un lavoro capillare 365, sì, perché volevamo comunque terminarlo in un tempo utile, e quindi anche la mattina di Natale in libertà era un'occasione buona per fare un passo avanti. Senti, nella clip che hai preparato, che abbiamo visto sul finale, si vedono tre maestri, no, della musica del carnevale, abbiamo visto Barghetti, Cucchiar e Domenici, ovviamente insomma mostri sacri anche della musica di oggi. Emerge secondo te l'identikit del cantautore o cantante viareggino di oggi dal
documentario, insomma, perché sono molto anche più giovani effettivamente. Certamente, loro chiaramente, soprattutto Barghetti e Cucchiara, hanno fatto un po' un excursus anche storico, quindi della loro partecipazione al loro Festival dei Rioni, quando loro partecipavano, quindi si parla di più di 30 anni fa. Quindi era normale per loro fare un paragone un po' fra la musica di allora, la musica e il modo di intendere la musica di allora e quella di oggi. La differenza che è emersa è quello che li ha stupiti, se non mi sbaglio è Cucchia che l'ha detto, è che una volta comunque c'era una grande rivalità, non solo per i Rioni, ma anche proprio anche fra i cantanti, gli autori, c'era una grande rivalità, tanto che si rischiava anche di arrivare alle mani, anzi forse è successo anche qualche volta. Mentre oggi, come diceva prima anche Andrea, è finito il festival, tutti amici. E questa è una cosa che a Gianluca Cucchiara è parso molto, molto strano, insomma, questo clima molto diverso di oggi rispetto a quello che era la musica e il festival, il modo di intendere la musica di 30 anni fa. Cos'è cambiato secondo voi nella mentalità? Cioè c'è un po' meno competizione forse? Vai Andrea. Ma la competizione c'è. Competizione c'è perché anche in questi anni comunque lo vediamo, nel senso c'è gente che pur di vincere il Festival di Burlamacco le prova tutte, cambia cantante, cambia autore, però... E abbiamo visto quando vince che cosa succede, esatto, no? Esatto. Sai, secondo me la cosa bella è che parte tutto da un gruppo di amici, nel senso non è un ente, un comune che organizza, cioè siamo un gruppo di amici, noi il Movimento dei Carnevalari siamo un gruppo di amici che siamo nati con un intento comune, l'intento del Movimento dei Carnevalari è quello di portare avanti la tradizione del Carnevale Viareggio facendo della beneficenza, quindi questo è quanto. Il Festival di Burlamacco è l'intento di portare avanti la tradizione della musica del Carnevale Viareggio facendo della beneficenza. Non c'è premio in denaro, non c'è, capito, un qualcosa che... Cioè, vinci una bellissima statua di Burlamacco, vai negli annali della musica del Carnevale Viareggio, diventi canzone ufficiale, ma alla fine, capito, la cosa è molto genuina, quindi secondo me è quello che è cambiato. Quindi magari una volta invece negli anni 80, io ero bambino quindi non posso sapere, però so che in passato ci sono stati anche premi in denaro, quindi ecco, insomma, sai, no, quando c'è di mezzo magari un premio, anche quando si parla di soldi, comunque cambiano gli orizzonti, è inutile nasconderci dietro. Invece noi siamo genuini, così, lo facciamo per passione, per portare avanti questa tradizione. A proposito, visto che l'hai detto, poi ci dobbiamo fermare per l'ultima pausa, quest'anno il ricavato sarà devoluto al Mondo che Vorrei. Esatto, quest'anno, come ogni anno, il Movimento dei Carnevalari sposa tutte le sue attività legandole ad un progetto di beneficenza. Quest'anno abbiamo deciso di dare tutto il ricavato della vendita dei biglietti del Festival di Burlamacco, la vendita delle bandiere e dei nostri gadget all'Associazione Il Mondo che Vorrei, in virtù anche del fatto che quest'anno purtroppo corre il decennale dalla strage di Viareggio del 29 giugno 2009, quindi quest'anno questa è la motivazione di beneficenza. Era l'occasione più giusta. Allora, ci dobbiamo fermare con una brevissima pausa, tra poco di nuovo insieme per la chiusura e daremo uno sguardo ovviamente anche più in generale al Carnevale che sta per iniziare, tra poco. Eccoci di nuovo insieme, ultima parte di Botta e Risposta in clima ormai carnevalesco, verso il 2 di febbraio per la serata del Festival di Burlamacco e poi ovviamente verso il 9 perché sarà il primo corso mascherato con l'apertura di sabato pomeriggio. Vorrei tornare però sulla questione musica, visto che poco fa abbiamo anche dato una piccola anticipazione di Pensa se potesse una canzone, il documentario di cui vi parliamo stasera insieme a Alessandro Bongiorno e Tommaso Lucchesi che l'hanno curato. Tommaso e Alessandro, dicevamo poco fa anche con Andrea Paci, quanto è cambiato il modo di fare musica rispetto a quello che rappresentano e tuttora rappresentano i big, no, del mondo del carnevale e della musica. Secondo te, Tommaso, quanto è cambiato effettivamente riascoltando, partendo anche dai tempi d'oro, se vogliamo, d'inizio secolo scorso fino ad oggi, all'era del Festival di Burlamacco? Certo. Come ogni espressione artistica, in quanto la musica è un'arte di fatto, anche quella di carnevale, anzi, soprattutto ha più sfumature in certi sensi di una canzone d'amore che comunque, avendo un ventaglio di parole obiettivamente più limitato, perché comunque sia puoi girare quanto pare, il tema è quello del carnevale, quindi devi esprimere il tuo amore per il carnevale con quel vocabolario,
Secondo me ogni espressione d'arte è figlia della propria epoca. Conseguentemente gli anni 20 e 30 hanno raccontato il periodo comunque goliardico, ma con un sottofilo d'oppressione dietro, no? Parlando, politicamente parlando. A seguire gli anni 50 il dopoguerra, quindi la gioia, l'effervescenza di questo periodo prima del boom economico. Gli anni 80 in qualche maniera dopo il periodo del silenzio, che dice anche Valleroni, no? Il periodo di assenza di canzoni ufficiali, la volontà di riportare in auge questa tradizione antichissima, no? Della canzone. Anni 90 con Domenici la dance che stava un pochino arrivando, perché comunque gli anni prima del millennial comunque erano più frizzanti, no? Fino a ora, secondo me, Cima, come anche Andrea prima giustamente ha detto, ha sancito uno spartiacque nel 2009 con la vittoria, che ha un pochino messo, diciamo, dei binari nuovi, no? Tracciati che tanti altri hanno seguito con ottimi risultati. Quindi la pop dance si è imposta perché è ballabile, perché l'ascoltiamo a Rioni, l'ascoltiamo sui carri, la balliamo sui carri o davanti ai carri. E quindi, conseguentemente, è qualcosa che ai giovani non può non piacere. La marcetta rimane qualcosa che piace, coinvolge, dal sapore di tradizione, dal sapore di essere ancora in un carnevale un po' sognante, un po' onirico, no? E quindi conseguentemente sono due anime che, a mio dire, si conciliano perfettamente, possono coesistere tranquillamente senza una che possa andare sopra l'altra, e in un contesto così variegato come quello del festival. Quindi l'evoluzione dà un occhio al passato, perché quella in senso musicale è eterno, in qualsiasi musica, anche a Sanremo per dire, c'è sempre, però anche con uno sguardo rivolto al futuro, perché tutti i cantanti e gli autori del Festival di Burlamacco comunque ascoltano quello che passa oggi in radio, passa oggi in televisione, eccetera, quindi sono attenti comunque a cogliere le sfumature della musica di oggi e la sua evoluzione. C'è stato un ricambio generazionale in questi ultimissimi anni, secondo te, Alessandro? Ma si vede anche nel documentario, perché c'è uno stacco netto, si vede benissimo, fra i primissimi anni, quindi gli anni, diciamo, pionieristici del Festival, con la partecipazione di persone che poi chiaramente poi per motivi anche di vita, di lavoro, poi hanno abbandonato tra virgolette e sostituiti da altre persone, per cui si vede dal 2007 fino al 2011 un blocco iniziale di cantanti, di autori, che poi sostituiti da altre persone più giovani e in più adesso questi ultimi tre anni ancora da un altro gruppo di giovanissimi. E due tra l'altro che hanno vinto anche due anni fa, quindi un classe 98 e un classe 97, quindi stiamo parlando di veramente di una nuova generazione ancora, e in questo documentario tra l'altro proprio si vede benissimo questo stacco evidente fra, diciamo, in tre parti sostanzialmente, fra la prima parte e poi ci sono tra l'altro comunque anche personaggi che hanno cominciato nel 2007 o nel 2008 e ancora oggi continuano a cantare e a proporre canzoni, quindi c'è comunque uno zoccolo duro che è rimasto dall'inizio fino ad oggi, quindi modifiche, nuove entrate, ma c'è anche una parte che invece continua a creare canzoni e a proporle e a cantarle. Torno a quello che dici, mi riporto da Luca ed Andrea come organizzatori, perché è evidente da questo lavoro che avete fatto, dal documentario, che il Festival di Burlamacco già ha una forte eredità che lascia alla città, quindi viene da chiedersi tutto questo ricambio generazionale, queste nuove produzioni, queste canzoni, questi nuovi stili che sono emersi negli anni, a chi andranno, cioè chi porterà poi avanti tutto questo, perché ricordiamo che è un lavoro fatto di volontariato, quello del movimento dei carnevalari, insomma, perso poi il Festival dei Rioni che tutti avete ricordato. Che futuro potrà avere la musica del Carnevale di Viareggio con queste prospettive, insomma, al momento affidata soltanto al volontariato di un gruppo di ragazzi? Noi come Carnevalari cercheremo di portare avanti fino a che potremo, ovviamente, questa manifestazione. Magari noi, non direttamente noi, ma new entry, perché poi il movimento dei Carnevalari è sempre in un ricambio generazionale continuo, c'è anche un gruppo nuovo di ragazzi che si è affacciato adesso. Insomma, l'importante è che chiunque porti avanti questa manifestazione e questa storicità la porti avanti nel modo migliore e soprattutto per il bene della manifestazione, perché avere un archivio musicale e portare avanti la nostra tradizione musicale, secondo me,
è una delle cose più importanti per il Carnevale di Viareggio, perché ci fa capire anche quanto c'è dietro, quanta storia c'è dietro il Carnevale di Viareggio, oltre ai carri che sono i protagonisti principali, ma tutto il background musicale, quindi tutte anche quelle persone che si sono messe al lavoro in tutti questi anni per portare avanti questa storicità. Quindi ci auguriamo che dopo di noi ci sia magari un altro gruppo che porti avanti questa tradizione, come noi abbiamo fatto con quella che è stata la canzone Terrioni degli anni '80. Quindi l'importante è portare avanti la nostra tradizione musicale. Ricordiamo ovviamente che c'è comunque una forma di collaborazione con la Fondazione Carnevale di Viareggio, che riconosce il brano vincitore come il brano ufficiale. È una strada da percorrere anche questa, cioè di riportare una manifestazione del genere sotto il cappello ufficiale, diciamo, della manifestazione? Ma noi siamo contenti che la Fondazione Carnevale ci riconosca come canzone ufficiale. Noi comunque la manifestazione abbiamo iniziato nel 2007, nei primi anni, cioè non eravamo con la Fondazione Carnevale, quindi eravamo, certo, per i cavoli nostri. Indipendenti, nel senso, siamo contenti che poi nel corso degli anni qualcuno si sia accorto che abbiamo fatto un lavoro interessante, diciamo così. Poi la nostra peculiarità nel corso degli anni è sempre stata di non essere una classica serata canora in stile Sanremo. Noi uniamo, diciamo che la nostra forza qual è stata? Di unire il Festival delle Canzoni a un po' di canzonetta, un po' di animazione di villaggio, e alla fine salta fuori il prodotto Festival di Burlamacco, che è stata un po' la nostra forza. E noi siamo qui, continueremo ad andare avanti. Quindi la Fondazione, tra l'altro, ripeto, ci dà questa ufficialità, questo patrocinio di canzone ufficiale, ci fa piacere, e diciamo che anche tra virgolette noi comunque facciamo un favore anche alla Fondazione Carnevale, perché noi produciamo in toto da noi stessi, cioè noi non chiediamo una lira alla Fondazione, quindi ecco, diciamo, è una cosa che va bene per entrambi, diciamo così, però ecco, noi comunque andremo avanti finché possiamo, come diceva Luca, con l'organizzazione del festival. E con le vostre forze. Allora, siamo quasi in chiusura, siamo vicini ai saluti. Per dare uno sguardo, oltre il 2 ovviamente di febbraio, la serata del festival, verso il 9, perché poi inizierà il carnevale vero e proprio, che è quello che più si attende, un giro insomma di consultazioni, che carnevale sarà secondo voi, viste le premesse, anche qualche sorpresa, no, che si respira, ad esempio l'omaggio a Jovanotti, che fa sperare o sognare che possa anche arrivare magari al corso? Ma no, non saprei, speriamo sia sicuramente un carnevale fortunato, a livello, partiamo dal tempo. Partiamo da lì. Che se tanto c'è il tempo poi bello, già il carnevale va bene. Lo sappiamo che quando c'è il sole è inutile, poi si possono fare miliardi di eventi, ma quando poi il sole bacia la città di Viareggio crea una magia particolare sui viali a mare, quindi speriamo innanzitutto che ci sia un bel periodo, che sia un bel periodo di festa, e mi auguro soprattutto, da carnevalaro, noi l'abbiamo sempre fatto, che la città torni a riscoprire quello che è la vera essenza del carnevale, ovvero la partecipazione popolare. Partecipare vuol dire addobbare un terrazzo, partecipare vuol dire mascherarsi, partecipare vuol dire contribuire alle manifestazioni che sono all'interno del carnevale, e qui mi allaccio anche al discorso dei rioni, perché poi rioni sono situazioni in cui ci sono anche lì dei volontari, delle persone che si mettono in gioco tutti gli anni, anche con molta difficoltà, perché sappiamo che più si va avanti, no? E poi più si creano problematiche di tipo burocratico, insomma. Bisogna viverlo il carnevale e soprattutto sostenerlo, perché è una manifestazione che è la vera essenza della nostra città e va portata avanti e preservata. Andrea, aspettative? Aspettative, io spero tanto che intanto il tempo, come si diceva con Luca, perché se a Viareggio fa bel tempo il carnevale va già bene. E
mi riallaccio a quello che diceva Luca, di via Reggini, addobbate le vostre case, i vostri terrazzi, andate a Erioni, andate ai Veglioni, mascheratevi, perché voi non sapete quanta gente da fuori ci invidia che siamo una città di festa, una città del carnevale. Quindi noi a volte ce lo scordiamo perché magari ci siamo abituati, però ecco, manteniamo viva la tradizione, aiutiamo in piccolo, mettendo fuori una bandiera dal terrazzo, addobbiamo la città e secondo me se tutti facciamo la nostra parte sarà un carnevale spettacolare. D'accordo Tommaso? Certamente, la partecipazione popolare al carnevale che nasce come festa popolare è prioritaria, è fondamentale. Se partire comunque dal basso, se partire dai giovanissimi, i bambini, fino alle persone anche più mature che hanno visto più carnevali, anziché più lune, dico più carnevali, per far sentire la vicinanza di tutta la cittadinanza in toto a questa manifestazione, che di fatto è la punta di diamante dell'inverno viareggino, e mi permetto di dire anche versiliese, e conseguentemente non può essere ignorata. Poi Viareggio, col sole, sa offrire uno spettacolo anche panoramico, naturalistico, eccezionale, con le opere poi che si muovono, è qualcosa di grandioso. Per chi piace, a coloro a cui piace il carnevale sarà sempre bello. Alessandro, che avrà già fatto ovviamente il giro negli hangar, già a scuriosare. No, veramente. Non ti ancora? Posso, no, ti posso. Perché doveva finire il montaggio. No, assolutamente. No, questo è un aspetto mio personale che adesso non voglio dettagliare qua. No, diciamo che hanno riassunto tutto loro praticamente, quindi hanno già detto tutto loro. Sostanzialmente, poi alla fine ognuno vive il carnevale a modo suo, no? Quindi il bello di fare carnevale è che ognuno fa il proprio carnevale, quindi. Lo vive a modo suo, io lo vivrò al solito a modo mio, quindi con la telecamera al corso, come al solito, quindi mi vedranno tutti in giro come sempre, però come dicevano loro giustamente, il sole prima di tutto, è inutile stare a fare tante... quello ovviamente non lo possiamo prevedere, staremo a vedere. Intanto vi possiamo dire sicuramente, se potesse una canzone, sarà in onda il docufilm martedì 29 gennaio su Noi TV alle 21, il 2 di febbraio ovviamente la sera del festival e poi naturalmente vi mostreremo tutti i momenti salienti di quella serata attraverso le nostre telecamere. Ringrazio i nostri ospiti, allora siamo arrivati davvero in fondo, grazie di essere stati con noi, in bocca al lupo ovviamente per tutti i progetti e ovviamente per quello che abbiamo appena presentato, grazie agli ospiti in studio, grazie a voi per averci seguito, vi ringrazio per essere stati con noi, ringrazio ovviamente i tecnici in studio e in regia e vi do appuntamento alla prossima puntata di Botta e Risposta.